Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio farvi il tutorial del trucco che indosso in questo momento, che è praticamente lo stesso identico del video scorso e del video che vedrete dopo questo. Il motivo per cui ho deciso di farlo è che ho messo delle storie su Instagram, semplicemente, cioè, parlando di altro, e in tantissimi mi avete chiesto il tutorial di questo trucco, quindi ho detto forse è il caso che lo faccio. Vi ho chiesto se volevate vedere il tutorial facendo un sondaggino e in 50.000 mi avete risposto di sì. Quindi eccomi che sto girando il tutorial del trucco che mi avete visto indossare su Instagram. È un trucco portabilissimo veramente da tutti quanti e per qualsiasi colore di occhio. È sui toni del marroncino bronzo, c'è anche un pizzico di oro, poi vedrete all'interno del video come l'ho realizzato. Siccome mi avete chiesto anche di vedere due opzioni labbra, alla fine vedrete queste labbra e lo vedrete abbinato anche a delle labbra un pochino più dark, un pochino più scure, così potete decidere quale vi piace di più e come realizzarlo. Se ci fate caso, siamo alla fine del mese, ma questo mese non vedrete i preferiti di gennaio. Il motivo è semplice, è che sto lavorando tantissimo al computer, praticamente non esco più di casa, la mia pelle non vede più la luce del sole. No, scherzo, però sto lavorando tantissimo al computer. Ho avuto pochissimo tempo per provare dei prodotti nuovi rispetto a quelli che avevo già provato, quindi avevo da farvi vedere soltanto una crema viso e la combinazione labbra che vedete all'interno di questo video. Non mi sembrava il caso di fare i preferiti del mese. Ho deciso di saltare il video dei preferiti di gennaio e poi vedrete i preferiti di febbraio. Dovrei ordinare qualcosa di nuovo. Anche questo mese sono parecchio impegnata a lavorare al computer, però cercherò di darmi da fare per provare qualcosa di nuovo nel mese di febbraio. Dovrei anche fare un ordine, magari ordinare qualcosa di nuovo, altrimenti vedete sempre le solite cose. E niente ragazzi, questa è la mia premessa per questo video. Spero che il trucco vi piaccia e vi lascio alla realizzazione. Inizio correggendo le varie imperfezioni che ho sul viso. Se vedete mi è uscito qualche brufoletto in seguito alla prova di un tonico che non era proprio il massimo per la mia pelle. Anzi, diciamo che ho fatto il video sulla skincare, in tanti avete visto che non utilizzo tonico. Il motivo è semplice, è che tutti i tonici che ho provato mi fanno venire fuori queste robe, quindi ero arrivata alla conclusione di non usare più tonico, tanto la mia pelle stava bene, quindi non aveva bisogno di quello. In tanti mi avete consigliato il tonico, quello acqua alle rose, non mi ricordo neanche come si chiama, comunque quello famosissimo che esiste tipo da 40 anni. L'ho provato e niente, la mia pelle praticamente è esplosa di brufoli e quindi sono arrivata nuovamente alla conclusione che non utilizzerò più un tonico. Vado a correggere anche le mie occhiaie con il correttore, questo qui nel barattolino di NARS. Mi piace moltissimo il correttore di Nabla da utilizzare sul viso. Sul contorno occhi non mi piace molto perché avendo una pelle normale, comunque tendente al secco, trovo che quel correttore sia un po' troppo asciutto per me. Al contrario, invece va benissimo sul viso perché aderisce bene all'imperfezione e rimane lì tutto il giorno. Sul viso stendo un pochino del fondotinta di Wet n Wild, il Photo Focus Foundation, che è questo qui. Vado a mischiare due colori perché il chiaro che ho è troppo chiaro e lo scuro ovviamente è troppo scuro, fino a che raggiungo il mio esatto colore di pelle. Ora utilizzo un correttore per correggere le occhiaie e per illuminare i punti centrali del viso. Utilizzo il mio fedelissimo Bourjois Healthy Mix Foundation Concealer. Fisso tutto il viso con la cipria, la mia solita Coty Airspoon. Siccome questo fondotinta è già abbastanza asciutto per il mio tipo di pelle, ne vado a mettere giusto un filo. Do un effetto abbronzato al mio viso con una terra aranciata, poi ne utilizzo una più fredda, prenderò questa di Physicians Formula e vado a fare un leggerissimo contouring. Questa non è una terra ideata per il contouring, però siccome è un colore abbastanza freddo, per un colore di pelle chiaro come il mio, se non volete un effetto molto strong, al contrario invece lo volete molto naturale e volete un prodotto facilmente gestibile, prendete questa qui di Physicians Formula nel colore light bronzer, altrimenti l'altra è una terra a tutti gli effetti. Sugli zigomi applico un blush rosa antico. Come illuminante utilizzo il Master Chrome di Maybelline. Ho utilizzato questo perché sulla mia pelle non si vede così tanto e volevo un effetto abbastanza naturale come illuminante.
Realizzo le mie sopracciglia come al solito a telecamere spente. Settimana scorsa è uscito un tutorial tutto dedicato alle sopracciglia, quindi vi invito ad andarlo a vedere se volete sapere come realizzo le mie sopracciglia e volete scoprire tanti consigli utili su come potete fare le vostre. Passiamo alla parte divertente, cioè gli ombretti. Il motivo per cui non avevo voluto registrare questo tutorial è che l'ho realizzato con la palette di Jaclyn Hill, quindi non volevo fare l'ennesimo tutorial con la stessa palette, però siccome me l'avete chiesto voi, vi faccio vedere come l'ho realizzato. Ho utilizzato questa palette, quindi mi vedrete usarla per la 500 milionesima volta. Inizio prendendo questo colore qui e lo utilizzo come colore di transizione nella piega dell'occhio. In tantissimi mi chiedete sempre: ma che cosa significa colore di transizione, che lo dici sempre, in tantissimi lo dicono. Il colore di transizione è quell'ombretto che applicato quasi non si vede, però in realtà è fondamentale, perché quando andiamo ad applicare gli ombretti più scuri è proprio quello che ci permetterà di avere una sfumatura graduale, quindi porterà il colore più scuro che applichiamo ovunque sull'occhio, magari sulla palpebra mobile o sull'angolo esterno, a sfumarsi e a diventare il nostro colore di pelle. Ora con un altro pennello sempre da sfumatura ampio prendo questo marroncino qui, che è una specie di senape cammello. Lo metto sempre nella piega dell'occhio, questo lo utilizzerò sempre come, diciamo, un secondo colore di transizione, quindi praticamente lo vado a sfumare leggerissimamente più precisa rispetto al colore di prima. Utilizzo un pizzico di questo marroncino ancora una volta nella piega dell'occhio e vado ancora più preciso dei due ombretti precedenti. Come vedete, vado a piccoli step per creare una sfumatura sempre più scura. Mi aiuto con i pennelli precedenti per sfumare il tutto insieme. Ora passiamo al pennello più economico che possiate trovare, che è il dito della vostra mano. Prendo questa specie di bronzo marroncino con il polpastrello del dito e lo vado ad applicare su tutta la palpebra mobile. Lo vado proprio a pressare in questo modo. Ora prendo un pennello da sfumatura piccolino, sempre con lo stesso colore brillante, e vado nella piega dell'occhio, cioè praticamente ho messo davvero un pizzico dell'ombretto bronzo brillante, e faccio avanti e indietro. Questa cosa serve per togliere lo stacco dall'ombretto sulla palpebra alla sfumatura. Stesso pennello, questa volta prendo il marrone più scuro nella palette, che è questo colore qui, che è un marrone freddo. Ne prendo giusto un pizzico, batto via l'eccesso e scurisco la piega dell'occhio. Prendo nuovamente il mio dito e questa volta vado con l'oro, ne prendo giusto un pizzico e faccio questa cosa, vado a pressare l'ombretto in modo leggerissimo al centro dell'occhio, questo darà un tocco di luce bellissimo al trucco. Lavoro ancora un po' il marrone scuro nella piega dell'occhio. Lo stesso marrone lo metto all'attaccatura delle ciglia inferiori e poi mi aiuto a sfumarlo con il primo marroncino di transizione che abbiamo preso. Con il nero vado all'attaccatura delle ciglia perché, siccome andrò ad applicare le ciglia finte, cerco di mascherare nel miglior modo possibile la banda. Potrei anche non farlo, ma in questo modo è molto più semplice, quindi perché no? Se volete un effetto più definito sull'occhio potete applicare tranquillamente una matita nera o un eyeliner. Faccio un punto luce nell'angolino interno dell'occhio utilizzando questo colore qui, che è quello chiaro a base giallina. Ora metto il mascara sia sopra che sotto e applico un paio di ciglia finte. Utilizzo sempre le 252 di Ardell, me lo chiedete sempre, anzi nelle storie mi chiedete sempre: Giulia, che mascara usi? Oppure che ciglia finte usi? Sono sempre loro due. Quando mi vedete portare il mascara è lui il NYX Worth the Hype, quando mi vedete portare le ciglia finte al 99,99% delle possibilità porto le 252 di Ardell, almeno fino a che non troverò un altro paio di ciglia che mi piacerà almeno quanto queste. Questo è praticamente il trucco del viso e degli occhi terminato. Mi avete chiesto in tanti di farvi vedere due opzioni di labbra, quindi prima di farvi vedere quello che indossavo davvero nell'altro video,
voglio provare questo rossetto qui che è Exorcism di Kat Von D. Questa è la prima versione di labbra, un po' gotica, un po' dark così. Questo rossetto non è che mi sta facendo impazzire. Prima cosa, sento che secca parecchio le labbra così già subito dopo averlo applicato. Secondo poi lo trovo un pochino disomogeneo, infatti ho fatto anche un po' di fatica ad applicarlo. Credo di essermi fatta, sì, mi sono fatta le labbra storte, ma ho avuto parecchia difficoltà ad applicarlo, quindi non è che mi è piaciuto proprio tantissimissimo. Adesso vi faccio vedere la combinazione di labbra che portavo sia negli altri video che nelle storie. Il rossetto che in realtà portavo era una combinazione di due rossetti, cioè il liquido di Sephora numero 13 e Myth di MAC. Questo non so neanche se lo fanno ancora, Myth, anzi si dice tipo così. Non so se lo fanno ancora, però sono sicura che ce l'avete tipo tutti, perché è un rossetto che è andato veramente tantissimo, o comunque qualcosa di simile la trovate, insomma è un nude chiaro di quelli classici. Prima di tutto metto su tutte le labbra il rossetto liquido di Sephora. Poi prendo il rossetto, cerco di sbrigarmi, aspetto che il rossetto sotto non sia del tutto asciutto e faccio così, diciamo una leggera passata sopra. E poi per unire insieme due rossetti, polpastrello e faccio così. Questo ragazzi è il trucco completato, fatemi sapere con un pollice all'insù o con un commentino qui sotto se il video vi è piaciuto o se ricreerete questo trucco. Ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto o se è la prima volta che vedete uno dei miei video. Vi ringrazio tanto per aver guardato questo tutorial, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!